evento di straordinaria importanza musicale e culturale arricchisce il palinsesto di Pesaro, capitale italiana della cultura. L'Auditorium Scavolini, venerdì 27 settembre alle 19.30, accoglierà il concerto della banda musicale del Corpo della Guardia di Finanza per un appuntamento importante inserito nel ricco calendario di iniziative che celebrano il 250esimo anno di fondazione del Corpo. Pesaro, terra di musica. Considerate che a partire dal 2014 Pesaro fa parte di un network che fa capo direttamente all'UNESCO per la promozione della musica. In tutto questo noi abbiamo calato questo evento il 27 settembre che riguarda la nostra banda, un complesso musicale che formalmente è composto da 102 elementi, nella circostanza saranno poco più di 50 al servizio, al comando possiamo dire, del maestro Leonardo La Serra Ingrosso, che annovera nel proprio curriculum anche un passaggio qui a Pesaro al conservatorio di questa città, dove ha acquisito il diploma in direzione corale. È un grande onore presentare questo evento, ha detto il vice sindaco di Pesaro, Daniele Vimini, durante la conferenza di presentazione del concerto. Bellissima opportunità a cui lavoriamo da sempre con i livelli locali e regionali della Guardia di Finanza, un anno importante per noi, Pesaro capitale italiana cultura, ma importante per il paese e per la Guardia di Finanza, 250 anni della prima costituzione del corpo, tra l'altro ci avviamo anche verso il centenario che sarà nel 2026 della banda della Guardia di Finanza, quindi un grande evento. Per cui abbiamo pensato alla sala più grande che avevamo da mettere a disposizione e anche più vocata in questo momento, l'Auditorium Scavolini, reduce da Rossino per il Festival e dal successo di Sakamoto. Fondata nel 1926, la banda musicale della Guardia di Finanza è composta da oltre 100 elementi, tutti diplomati nei più importanti conservatori italiani. La missione è quella di promuovere e diffondere la cultura musicale, con particolare attenzione ai valori civici e istituzionali. Il concerto di venerdì sarà presentato dalla giornalista Silvia Sacchi ed è un'occasione unica per apprezzare il talento e la professionalità dei musicisti della Guardia di Finanza. Il programma prevede l'esecuzione di un repertorio variegato, ideato per coinvolgere ed emozionare un pubblico eterogeneo, celebrando anche con la musica l'evoluzione del Corpo della Guardia di Finanza lungo questi 250 anni di storia. Tradizione vuol dire guardare il percorso che abbiamo fatto finora, come siamo arrivati ad oggi, futuro, traguardare gli obiettivi e quindi porsi come una polizia economico-finanziaria moderna al servizio dei cittadini in un territorio che ha delle proprie peculiarità e che noi ci sforziamo sempre di rendere efficiente e formante con i nostri finanzieri che, ripeto, ogni giorno lavorano su questi territori al fine di salvaguardare l'ordine economico.